Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che esce questa settimana nelle sale italiane, che è Belfast, film diretto da Kenneth Branagh, il quale sappiamo è anche già al cinema con Assassino sul Nilo, ma qua racconta un'altra storia. Ricordiamo nel cast che troviamo un cast corposo guidato da Jamie Dornan, Jude Hill, c'è Judi Dench, Sirian Ince, e il film è stato candidato a ben 7 nomination. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Allora, il film di Kenneth Branagh è al cinema adesso, effettivamente, però è uscito nel 2021 e quindi è per questa cosa, no? Si trovano ad uscire quasi contemporaneamente due film di Kenneth Branagh, compreso quello, appunto, il rifacimento l'ulteriore rifacimento del film tratto dai romanzi di Agatha Christie. Però questo è tutto un'altra cosa, ecco. Immagino tutta un'altra cosa, un film che è in parte anche autobiografico, perché appunto è ambientato a Belfast. Kenneth Branagh è di Belfast, è la storia, ecco, che adesso racconterà, è ambientata negli anni 60 e quindi Kenneth Branagh c'era a quei tempi. Sì. Precisamente siamo nel 69, nell'estate del 69. Il protagonista è Buddy, che è un ragazzino, un bambino di 9 anni, che è figlio della classe operaia di North Belfast, ed è sicuramente un bambino felice, perché il suo mondo è la strada dove vive, dove si diverte, gioca e si trova benissimo inserito in questa comunità bella, solida e soprattutto solidale, dove si conoscono tutti. Qui vive naturalmente la sua famiglia, una famiglia numerosa che è composta dalla mamma, il papà che non è presentissimo perché il padre lavora come carpentiere in Inghilterra, a Londra, i nonni, il fratello, ma soprattutto questa strada è piena di amici e tutto quanto. Questo sogno d'occhi aperti che sta vivendo Buddy, però si interrompe proprio quell'estate quando scoppiano i primi disordini che purtroppo persistono ancora adesso e che sono stati veramente molto cruenti tra cattolici e protestanti. A questo punto, cattolici e protestanti che avevano vissuto fino a quel momento a fianco nella stessa strada, si trovano quasi a dover sospettare l'uno dell'altro e ad essere decisamente meno amici. Il mondo di Buddy sembra crollare in realtà, anche se lui rimane comunque un bambino di 9 anni, dove anche le cose più cruente, la violenza, viene vista come un qualcosa di assolutamente eccezionale, come se fosse uno dei tanti film che vede al cinema o in televisione. E quindi si dovrà cercare di convivere con questa nuova realtà, perché la strada non sarà più così sicura, ci saranno le ronde la notte, ci saranno le barricate, ma soprattutto la crisi non è soltanto esterna alla famiglia, ma è una crisi anche interna, perché il fatto che il papà viva in Inghilterra, sia uno spendaccione, e insomma mette un po' in crisi anche tutta quanta la storia della famiglia e il futuro della famiglia stessa. Quindi il piccolo si trova a dover cercare di capire cosa sarà del suo futuro e come si potranno risolvere queste situazioni e quali soprattutto saranno i suoi eroi che lo potranno salvare, gli eroi che lui magari legge sui fumetti o vede al cinema. Potrebbe essere il padre, potrebbe essere la madre, oppure i nonni adorati, oppure l'amica o la ragazzina del cuore per la quale trepida tra i banchi di scuola. È un film che sulla carta è molto interessante, anche perché la carriera di Kenneth Branagh come attore parte da anni 80, come regista più o meno a fine anni 80, poi ultimamente negli ultimi 10-15 anni si è dedicato più al cinema mainstream. Ma questo è un film, da come l'ha raccontato, un film politico, per cui oltre ovviamente a raccontare la sua adolescenza, volevo sapere l'aspetto politico come è raccontato da Kenneth Branagh.
Ma sai, ti dirò, non è che vada molto a fondo, in realtà non ha voluto raccontare la storia dell'Irlanda, di Belfast in generale, e neppure quello che è stato il conflitto e che è ancora il conflitto, anche se oggi, grazie a Dio, decisamente più latente e meno cruento rispetto ai decenni passati, tra cattolici e protestanti. Ma quello che è l'obiettivo del film è quello di raccontare la storia di una famiglia e la storia di un periodo, anche perché tutto viene filtrato attraverso gli occhi di un ragazzino di 9 anni. E il risultato com'è? Ma allora ti dirò, io non so che non impazzisci per Kenneth Branagh, lo so. No, non impazzisco per Kenneth Branagh per tanti motivi. Guarda, la mia antipatia per Kenneth Branagh, che poi io sono avendo un'antipatia di pelle. Intanto, vabbè, ha sposato Emma Thompson e me l'ha lasciata, e già questo non mi piace. No, io sono dalla parte di Emma Thompson tutta la vita. Ma a parte questo, ma uno che ha 29 anni, adesso non mi ricordo, 89, e 29enne, aveva sicuramente iniziato una grandissima carriera come interprete shakespeariano, quindi sì, certo. Però mi esci con una biografia a 29 anni, non mi ha fatto rimanere molto simpatico. Un po' come certi giocatori, un po' presuntuosetto, mm-hmm. E quindi non è mai stato tanto simpatico. E devo dirti la verità, io l'ho sempre visto un po' come il personaggio che ha interpretato in Harry Potter. C'è un bel vanesio, non mi ricordo chi fosse, però era in quale episodio, però insomma, secondo me calzava benissimo il personaggio che interpretava Kenneth Branagh nella serie di Harry Potter. Quindi, allora, partiamo da questo presupposto. Non sono un fan e in questo film ci sono alcune cose che mi hanno dato abbastanza fastidio. Allora, intanto l'uso del bianco e nero, che non perché non mi piace il bianco e nero, ma mi è sembrato veramente una nota in più, giusto per fare un film, come dire, faccio l'autore e te lo faccio in bianco e nero. Non lo so, è vero che voleva riprodurre l'atmosfera degli anni 60, la fine degli anni 60, ma siamo nel 69, il colore era, cioè, siamo già negli anni 70, gli anni 70 erano decisamente più colorati, anzi belli colorati, quindi a parte questo. E poi ci sono tante cose. E allora, intanto è una regia invasiva. A me non piacciono le regie dove si vede tanto la mano del regista. Mm-hmm. In questo film Kenneth Branagh non c'è, ma è come se ci fosse, perché si sente in quasi tutte le inquadrature. Ci sono veramente degli esercizi di stile fine a se stessi, e questo mi ha dato un po' fastidio, e perciò non comprendo nemmeno la nomination all'Oscar come miglior regia. L'ho trovata una regia pesantissima, e da questo punto di vista non mi è piaciuto per niente. Per il resto è un film che strizza un po' l'occhio, e quindi è un film un po' paraculo, okay. E anche questa è un'altra di quelle di quelle cose che non me l'hanno fatto amare. Volevo chiederti, da come l'hai descritto, a me hai fatto venire un po' in mente, voleva fare un po' un Ken Loach. No, non ce la fa proprio. No, siamo distanti anni luce. No, non c'entra niente con Ken Loach. No, questo è un film di memoria. È un film dove è molto più leggero, cioè è un film leggerissimo. È una commedia. Ci sono momenti sì drammatici, ma sono stemperati tutti. Cioè, è un film dove il sorriso rimane, cioè si sorride parecchio. Ci sono, è vero, Ken Loach fa dei film leggerini, ma non è un film politico questo di Kenneth Branagh, assolutamente, ma non credo che nemmeno lo volesse fare. Ho capito. Raccontare alcuni momenti della sua memoria. Ci sono delle cose molto belle, vabbè, a parte l'interpretazione di Judi Dench, che è un'interpretazione insomma abbastanza standard. Mi è piaciuto invece l'altro attore non protagonista che fa il nonno, che è veramente molto molto bravo, e c'è una colonna sonora strepitosa che ricorda tanto The Commitments come suoni, certo. E molto molto bello, perché c'è tutto quel sound che mischia
tutti i vari generi, e che ha trovato in Irlanda appunto una, insomma, la terra dove potersi sviluppare per benino, tant'è che la canzone poi di Van Morrison è nominata all'Oscar ed è una canzone molto bella, ma non è l'unica perché è proprio piena di canzoni. E invece il resto del cast com'è? Perché è un cast bello denso. Sì, no, ci sono degli attori, vabbè, Jamie Dornan nella parte del padre, che ha dei momenti, insomma, se la cava, ma devo dire, decisamente in parte veloci tutti quanti, il papà, la mamma, beh, il ragazzino è quello che è più accattivante di tutti, ma anche in questo caso strizza troppo l'occhio, cioè, è un bel ragazzino, sembra quello del, insomma, ha la faccina del bambino della kinder, quindi insomma bellino, e ci sta dentro, è un film che non impegna, e anche se probabilmente Kenneth Branagh voleva invece essere decisamente più impegnato, è un film un po' presuntuosetto. Ok, sei stato chiarissimo nel raccontarci il film, che è Belfast, in uscita dal 24 febbraio nei cinema italiani. Ricordiamo che è candidato a 7 nomination, tutte di categorie principali, e scopriremo se alla notte degli Oscar trionferà oppure no. Intanto, appunto, come avete capito, a Cinetivilandia il film non è che abbia proprio entusiasmato e convinto appieno, anzi. Per questa recensione è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, ciao a tutti, alla prossima.